Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento. Aprile per l'ITE ad indirizzo sportivo della Ragioneria Severi di San Giovanni è appunto il mese del calcio. È il mese nel quale i ragazzi calcano i campi che hanno vedono per i loro idoli, e soprattutto è il mese nel quale si impara a conoscere la differenza tra semplicemente inseguire un pallone e fare anche un po' di tattica. Un po' di tattica che serve nella quotidianità e non solo nell'ambito sportivo. Abbiamo cercato di intercettarlo per portare i valori più alti dello sport, dell'educazione alla salute per i nostri ragazzi e, perché no, non ultimo anche per un contatto diretto con le realtà del territorio. L'associazione sportiva San Giovannese rappresenta uno dei beni da custodire della nostra città. E poi non fanno solo calcio, fanno anche tattica, che insomma qualche cosina a livello mentale serve. La parte dell'educazione della scuola fa sì che lo sport dovrebbe entrare un po' in tutte quelle che sono le nostre discipline, il nostro modo di operare. Le tattiche sportive sono studiate a livello manageriale e mi viene da pensare, a partire da Julio Velasco, abbiamo degli esempi dove proprio l'approccio nei confronti del gruppo, dello stare insieme agli altri, parte proprio da quelli che sono gli insegnamenti dello sport. Collaborazione con la San Giovannese e con il suo settore giovanile, appunto perché la tattica serve anche nella quotidianità. Secondo me ci permette anche di avere una, come dire, uno spirito, una cultura particolare, un senso d'appartenenza a qualcosa, a una squadra, a un gruppo, alla città dove stai giocando, specialmente se la città è proprio dove vivi, e quindi è importantissimo per noi aver messo a disposizione per la scuola, per questi ragazzi, le nostre strutture, i nostri tecnici, che fra l'altro sono preparatissimi, bravissimi. È stata una soddisfazione enorme. Aprile si conclude quindi il mese del calcio, ormai siamo alla fine. A maggio l'appuntamento per i ragazzi dell'ITE Severi per la Ragioneria e Indirizzo Sportivo è con il trekking.